il primo dei nostri incontri verte sulla spiritualità e qui mi piacerebbe avere Armando Bonaiuto che ci possa così aiutare a chiarire un po' che cos'è la spiritualità, perché è un concetto così ampio che include così tanto che è difficile parlarne e settorializzarlo. Però io e Massimo andremo veramente al cuore del tema e quindi parleremo di quella vastità di credo, di idee, di domande e di risposte che le persone si sono date rispetto appunto ai temi che sono il rapporto con la quotidianità, il rapporto degli uomini con se stessi, con gli altri e soprattutto sul mistero dell'esistenza. Ed è appunto un po', naturalmente se poi avrete voglia di porci delle domande, di portarci anche delle vostre esperienze sull'argomento, saremo felici insomma di questo. Ma per parlare della tipicità della spiritualità in Giappone, secondo me bisognerebbe andare molto dietro nel tempo, no? E parlare proprio del Giappone piccino, di quel Giappone di millenni e millenni fa, quando in quelle isole che stanno proprio nella parte più estremo orientale del continente asiatico, fra il mare interno e l'oceano Pacifico, incominciava a delinearsi la struttura spirituale di un popolo, e quindi del popolo giapponese, che si è concretizzata in quella che si chiama la via dei kami, lo Shinto. Quindi questa parola che è composta da due ideogrammi, Shin, Kami, To, strada, è la parola che racchiude la prima linea spirituale di questo popolo. Prima di dare la parola a Massimo vorrei ancora leggervi che cosa scriveva nel 1771 Motori Norinaga, che è stato uno studioso, uno dei più importanti studiosi della letteratura degli albori del Giappone. E lui così scriveva: non capisco il significato della parola kami. Non è necessario dire che Shinto comprende elementi come uccelli, bestie, alberi, piante, mari, montagne e così via. Anticamente qualsiasi cosa che fosse al di fuori dall'ordinario, che possedesse un qualche potere superiore o che ispirasse sbalordimento veniva chiamato kami. Il male e cose superiori, se sono straordinarie e spaventose, allora sono chiamate kami. Ti lascio la parola e chiaramente vorrei che ci parlassi di questi numerosissimi e sorprendenti kami per dare appunto il via a questa nostra ricerca sullo Shinto. Cercheremo di fare questo discorso, come ha ben introdotto Fabiola, sulla spiritualità giapponese, che sembra una cosa subito molto semplice, nel senso, parliamo di buddismo, zen, shinto e sembra di aver risolto il problema. In realtà è molto complessa e per capirla bene bisogna partire effettivamente dai tempi antichi. Ora, in questa prima immagine vedete Himiko o Himeko, probabilmente anticamente pronunciata Pimiko, Pimeko, perché nel giapponese antico non esisteva il suono H, è più recente, che è un personaggio importante in quanto sappiamo che è realmente esistita. Il primo testo giapponese, il Kojiki, risale al 720 d.C. Ora, il Kojiki è importante perché è anche il testo che ci parla degli dèi. Nello Shinto, perché si chiama, normalmente le religioni giapponesi finiscono con Kyo, cioè il termine religione in giapponese finisce con Kyo, per cui c'è Cristo Kyo, cristianesimo, Bukyo, il buddismo e via dicendo. Nel caso dello Shinto non abbiamo un Shinkyo, abbiamo uno Shinto. Perché? Perché non c'è, prima di tutto non esiste, come vi ho appena detto, un testo canonico. Ci sono solo questi, inizialmente questo testo che è un testo storico del Kojiki,
composto da 3 libri, di cui uno sugli dèi, e poi nel 8 anni dopo, nel 720 d.C., viene compilato il Nihon Shoki o Nihongi, che è un altro testo storico composto da 30 volumi, di cui soltanto 2 però sugli dèi, che sono la base, diciamo, di molte delle conoscenze che abbiamo sui kami giapponesi. Questa regina invece compare anteriormente. Vi chiederete: com'è possibile che compaia anteriormente se il primo testo è del 720? Perché si tratta di un testo cinese. I cinesi hanno degli incontri con i regni giapponesi, tra cui un'alleanza di regni guidata da un regno chiamato Yamatai, che è governato da una regina sacerdote e da un fratello minore che si occupa, diciamo, di fare la guerra, queste cose meno simpatiche. Questa regina, appunto Yimiko, si dice che governi usando il Kido, in cinese Guidao, che è scritto letteralmente con i caratteri di demone e strada. Qui bisogna fare attenzione, perché questa è la lettura attuale, ma bisogna considerare che il termine antico per Oni, oggi tradotto demone, è un termine che in realtà indicava le divinità, quelle divinità legate alla terra. Questo è un termine unico, ma lo sappiamo perché esiste un altro termine simile, sempre nello stesso testo, riguardante la Corea, e lì siamo sicuri che era riferito proprio a questi dei della terra. Quindi abbiamo una sacerdotessa che si occupa di discorrere, di interloquire con gli dei della terra. Ma al contempo è interessante notare che in questa cronaca si parla degli specchi. Gli specchi hanno un contatto con il culto del sole, semplicemente perché lo specchio riflette il sole. Siamo anche sicuri di questo perché la dea più importante del pantheon giapponese, Amaterasu o Mikami, che vuol dire l'augusta dea che risplende in cielo, è l'antenata anche dell'imperatore giapponese. Gli imperatori del Giappone regnano in quanto sono discendenti della dea del sole. E qui faccio subito un'interruzione per fare un omaggio a tutte le donne, perché vorrei che fosse ben chiaro che abbiamo un sole donna e una madre del Giappone, una madre della stirpe imperiale donna. Bene, vai pure avanti. Sì, difatti le famose polemiche sulle donne possono diventare imperatori è un po'... Sì, è una cosa della modernità, ci sono state imperatrici donne. Dopodiché hanno più volte, facciamo un salto nel moderno, hanno più volte proposto di cambiare questo articolo della Costituzione per poter permettere alle donne della famiglia imperiale eventualmente di accedere al trono. Forse lo faranno, anche perché la famiglia imperiale si sta riducendo, sì, tantissimo, e ci sono pochi maschi. C'è anche un precedente, ci sono circa 8 imperatrici. Esatto. Per cui, solo che l'ultima ha fatto, come si dice, tanti casini, e allora hanno detto no, basta donne. E la ragione è semplicemente quella. Vabbè, sorvoliamo. Sorvoliamo sul fatto. Però, ecco, qui abbiamo anche un'altra immagine, sempre di Amaterasu Mikami, e non ci si deve neanche stupire che sia dea più importante del pantheon giapponese ci sia una donna, perché abbiamo il precedente di Yimiko, ma nello stesso testo ci dicono che quando Yimiko muore viene eletta un'altra donna, una ragazzina di 13 anni, che era una delle sacerdotesse di Yimiko. Ancora prima, noi sappiamo che nelle epoche precedenti molte donne erano a capo delle comunità. Questo lo sappiamo dalle tombe. C'erano sia sacerdoti uomini a capo di comunità che sacerdotesse donne. Di solito le sacerdotesse si distinguono nelle sepolture perché hanno dei braccialetti di conchiglie e poi indossano dei vestiti molto suntuosi per il periodo e dei gioielli di giada verde. Per gli uomini invece ci sono i vestiti, i gioielli di giada verde e in più degli ornamenti alla cintura.
Quindi avevamo un Giappone antico dove c'erano, diciamo, molte culture matriarcali. Oltretutto dovete un po' scordare l'immagine dei giapponesi che abbiamo noi, per esempio col kimono, oppure i giapponesi con le dame di corte del 1800. Adesso vi faccio vedere, vado un po' avanti, ma per rendervi, ecco. Questa è un'immagine di un libro, però rende molto bene come erano i giapponesi antichi. Se dobbiamo fare un paragone, erano molto più simili agli indiani del Nord America di quanto immaginiamo noi. Adesso vado solo un attimo indietro, poi riprendiamo. Ecco, un altro fatto che ci parla dell'antica spiritualità, religione e religione dei giapponesi è questo Dogu. I Dogu sono delle statuette che risalgono al periodo Jomon, che va circa dal 14.000 avanti Cristo fino al V secolo avanti Cristo. Ne sono state trovate tantissime, la quasi totalità è femminile. Potete vedere che ricorda le classiche statuette della dea madre o comunque di una divinità femminile, con i fianchi larghi. Quindi, sostanzialmente, quello che c'è, che sembra dai ritrovamenti archeologici di vedere nella spiritualità del Giappone antico, è sostanzialmente una spiritualità rivolta verso la donna. Ci sono anche sacerdoti uomini dalle tombe, lo sappiamo, però quella più antica è una spiritualità di questo tipo. Tra il 200 dopo Cristo, e tra il 200 prima di Cristo e il 200 dopo Cristo si trovano tantissimi dotaku. I dotaku sono delle campane di bronzo. Anche qui c'è un mistero che li riguarda. Non hanno il battacchio, non è mai stato trovato nessuno. Per cui delle campane senza il battacchio, dice, scusate ogni tanto io il gelato. Questo ha fatto pensare che sono di una grandezza molto ampia, non c'è una grandezza definita, ce ne sono di piccole come di grandi. Questo ha fatto pensare che effettivamente siano degli oggetti rituali usati nel culto, che può darsi venissero suonati in quel momento, però sicuramente non erano di uso pratico, così come ci sono anche delle spade che chiaramente non erano delle spade usate in combattimento. Nel 200 dopo Cristo, dopo il 200 dopo Cristo, non ne trovate più. Vengono sostituiti dallo specchio. Per cui questa cronaca cinese, che si chiama la cronaca dei Wei del 280 dopo Cristo, in cui compare, che fa parte del Sanguozi, la storia dei tre regni, che fa parte, appunto, in cui compare Himiko, è importante perché ci dice anche che in quel periodo si passa al culto solare, perché Himiko riceve degli specchi dall'imperatore della Cina, che sono molto graditi da lei. Quindi intorno al III secolo siamo in un periodo in cui si sta passando da un certo tipo di spiritualità legata forse più alla terra a un tipo di spiritualità più legato al cielo. E in questo stesso periodo, quindi IV secolo, un po' dopo, diciamo, secolo seguente, si assiste alla formazione di tanti piccoli regni in Giappone. Ci esistono veramente centinaia di regni. Questi regni hanno delle divinità. Ogni dinastia regnante in questi regni ha una divinità e anche le famiglie più importanti. Per cui si ha anche l'idea dello sviluppo degli Yaoi Orosu no Kami, che letteralmente tradotto vuol dire gli 8 milioni di dei del Giappone, a volte lo trovate definito così, facendo attenzione che il numero 8 nell'antichità indicava una miriade, quindi non sono 8 milioni, ma vuol dire una miriade di divinità. Questa te la faccio io questa domanda perché non me la sono mai chiarita, ma i kami sono degli dei, sono delle divinità o sono tanti? Non solo questo. E questa è una bella domanda e adesso ci arriviamo. Allora, anche lo Shinto, tenete conto che noi definiamo come Shinto, cioè una serie di credenze molto spesso definite animistiche, in realtà esistono tanti Shinto.
Quello che noi normalmente ci riferiamo è il Jinja Shinto, che è lo Shinto dei templi. Sì, dei templi, siamo quello dei templi, oggi ufficiale. Esiste però un Ko-Shinto, Ko vuol dire antico, uno Shinto antico, che è quello precedente all'arrivo del buddismo e anche del confucianesimo, perché anche il confucianesimo arriva addirittura un po' prima del buddismo, nel VI secolo, ma lo anticipa. La famosa domanda, i kami dove si trovano? Nel pensiero antico, i kami sostanzialmente vivono in un'area che è al confine tra il Tokoyo, il mondo eterno, che viene chiamato anche Kakuri-yo, il mondo nascosto, che a volte coincide col mondo dei morti, però anche il mondo dove vivono gli spiriti e gli esseri superiori, e il Utsushi-yo, chiamato anche a volte Gensei, che è il mondo attuale, il mondo materiale. Dove questi due mondi si incrociano, ecco lì, si ha un'area che viene chiamata Shin-iki, che vuol dire zona, chiamiamola zona un po' brutto, area divina, ed è il luogo dove vivono gli dei. Qual era, secondo il pensiero antico, questi luoghi? Quali erano questi luoghi? Erano i luoghi in cui c'erano delle forti variazioni nel terreno, cioè i posti dove potevano esserci dei mucchi di pietre o delle grosse pietre, dove c'erano delle foreste, dove c'erano alberi, dove c'erano fiumi, dove c'erano cascate. Ecco, in quell'area si riteneva che ci fosse una divinità perché viveva in quel punto. Le divinità potevano essere sostanzialmente oggetti, nel senso esiste proprio il termine Yori Yoshi, che indica un oggetto o un luogo in cui vive, in cui esiste la divinità. Per cui potevano essere appunto degli oggetti, delle pietre, potevano essere dei luoghi. Per esempio, il monte Miwa, è un monte che si trova nella prefettura di Nara, o il Fuji, il monte Fuji credo che lo conosciate tutti. Quando si dice che il Fuji-san, il Fujiyama è un monte divino, voi cosa pensate che sia, che voglia dire questo termine? Cioè noi lo pensiamo normalmente come un posto dove vivono gli dei. Invece, la divinità, il Dio, è il monte stesso. Quando uno parla del monte Miwa, cioè proprio la divinità del monte Miwa, non è una divinità che vive sopra, è il monte stesso. Infatti nel caso del monte Miwa c'è un tempio che si chiama Omiwa Jinja, e se voi volete accedere alla montagna dovete prima andare nel tempio e chiedere il permesso, pagando una quota insomma, abbastanza risibile vi fanno andare. Però sostanzialmente dovete avere il permesso di questa divinità. Quindi poi ci sono ovviamente anche una divisione tra l'importanza degli dei, nel senso ci sono gli Amatsukami, che sono le divinità celesti, come Amaterasu o Mikami o suo fratello Susanoo no Mikoto, che sono delle divinità molto importanti. Nel senso, normalmente non si va a pregare Amaterasu, e Amaterasu lo prega l'imperatore, nel senso che ha detta delle funzioni come il controllo del sole, degli elementi, quindi le cose più importanti. Poi ci sono i Kunitsukami, che invece sono divinità che possono essere molto importanti, ma che vivono sulla terra. E quindi c'è già questa distinzione. Ulteriore distinzione, ci sono i Tochigami, che sono divinità territoriali, più piccole. Per esempio possono essere anche, non so, una divinità di una città che protegge dove c'è una città, ma anche di un quartiere. Sono quelli con cui le persone hanno più a che fare. Nel caso, per esempio, poi di Amaterasu, abbiamo degli oggetti che sono anche delle rappresentazioni, proprio sono Shintai, nel senso che in essi si crede che dimori Amaterasu. Questi tre oggetti vengono chiamati jingi, gli oggetti divini, sono alla base appunto anche del potere degli imperatori, cioè adesso non c'è più, però che hanno avuto per lungo tempo fino al 1945, quando l'imperatore ha dichiarato di non essere
sostanzialmente un essere divino, ma prima sostanzialmente questi tre oggetti erano anche venerati dalle famiglie imperiali e custoditi in tempi legati alla famiglia imperiale, proprio perché racchiudevano l'essenza della dea del sole, che sono la spada, lo specchio, quello rotondo, in realtà lo girate e la superficie era lucida, e il gioiello, che è il Magatama, il gioiello ricurvo di giada, che è un'evoluzione in realtà dei denti di animali, collane fatte coi denti di animale, che in una fase successiva sono stati poi sostituiti da questi oggetti di pietra che ne ricordano ancora la forma. È l'oggetto, proprio il gioiello, si chiama Magatama, proprio un nome tipico. Questi sono dei disegni delle tombe della fine del VI secolo, che sono interessanti perché riportano degli elementi astrologici cinesi. Quindi abbiamo anche un'importazione, oltre al buddismo, di tutto un sistema che comprende anche quello dell'astrologia. E l'astrologia è molto importante. Per noi può non sembrare un elemento spirituale, ma tenete conto che l'astrologia voleva dire fare calendari. Fare calendari voleva dire controllare, sapere quando si deve seminare, quando si deve raccogliere. Quindi anche nei secoli successivi rimane un elemento molto importante quello di avere una conoscenza di questo tipo. Viene regalata una conoscenza mistico-spirituale. Qui è sempre la stessa tomba, questa è Genbu, che è la tigre la tartaruga nera, questo invece è Byakko, che è la tigre bianca, e che servono anche a indicare due dei punti cardinali. Hanno una serie di significati vari. Susanoo Mikoto, che è il fratello di Amaterasu. Ora, cosa succede? Vi ho raccontato della formazione di questi piccoli regni. Questi regni, a un certo punto, soprattutto nel IV secolo, IV e V secolo, si espandono, incominciano a inglobare regni più piccoli e si hanno dei regni importanti. Quello da cui discenderanno gli imperatori attuali è quello di Yamato. Si chiamano... Il nome del paese è Nokuni, il paese di il regno di, quindi Yamato Nokuni. Un altro paese che è il diretto concorrente è Izumo, Izumo Nokuni. La divinità di Izumo è Susanoo, il nome esatto sarebbe Takahaya Susanoo no Mikoto, che si può tradurre come l'Augusto maschio che avanza impetuoso, oppure l'Augusto maschio di Susa, che era una località impetuoso. Ed è interessante anche notare, ricordate quando io vi ho detto, attenzione, che in Giappone in realtà c'erano vari anche gruppi che non provenivano, forse non ve l'ho ancora detto, c'erano dei gruppi non solo che derivavano dal periodo Jomon, ma anche che sono arrivati in tempi successivi dalla Cina e dalla Corea. Quindi in realtà c'erano insieme di credenze abbastanza differente. Noi abbiamo che appunto la divinità di Yamato è una donna, mentre la divinità principale di Izumo era un uomo. Sappiamo dal Kojiki che in effetti c'è stata una grossa lotta tra questi due regni in cui è uscito perdente Izumo. Per cui agli inizi del Kojiki, nelle prime parti del Kojiki, di Susanoo no Mikoto, che è il fratello minore di Amaterasu, non si parla benissimo. È un discolaccio, fa delle cose e qui sì, però possiamo dire che nonostante le rivalità, i clan che si combattono, il kami preferito di un gruppo piuttosto che un altro, secondo me è una delle caratteristiche che ancora esiste oggi, che è esistita per sempre nell'evoluzione anche spirituale appunto del Giappone, è questa cosa di alla fine di accettare tutto, di accettare, di farli vivere insieme. Ogni tanto bisticciano, però comunque c'era spazio per tutti, veramente sì. C'erano 8 milioni, ci sono 8 milioni di kami. Sì, ma anche perché sostanzialmente non è... Cioè, questo regno di Yamato combatteva, ma molto spesso preferiva allearsi ad altri regni con matrimoni, utilizzando delle forme politiche.
Per cui era ovvio che noi abbiamo nel Kojiki, il Kojiki è molto utile perché è un testo del 712, come dicevo, dopo Cristo, però arriva a raccontarvi eventi anche del, precedenti, del IV e III secolo. Quindi noi analizzandolo sappiamo che appunto c'era stato questo conflitto e per cui all'inizio viene presentato male questa divinità. Poi però diventa l'eroe di tutto un ciclo. Quindi questo perché prima praticamente, scusate, ma uno degli scherzi che faceva Susanoo no Mikoto alla sorella era quello di andare in giro per il Palazzo Reale a fare la popò. Che è una cosa... però dà un'idea di come si dice, come erano ruspanti gli antichi giapponesi, no? Per cui cioè, arriva a un certo punto l'ancella della dea del sole, dice, l'Augusto Susanoo no Mikoto, suo fratello minore, ha di nuovo fatto la popò sul trono su quando lei si siede, no? Queste cose molto dispetti. Susanoo no Mikoto, oltretutto all'inizio, perché è un uomo, anche perché Izumo si trovava nella prefettura di Shimane, dove si erano stabiliti degli abitanti provenienti dalla Corea, perché la sua prima forma in realtà in Giappone diventa la divinità delle tempeste, in Corea è in realtà il dio del ferro, e tanto è vero che Izumo era un regno molto famoso per la produzione di ferro, così come il regno di Kibi, che era un altro regno basato su abitanti precedenti giapponesi e su coreani. Quindi è vero, sì, c'è questa incorporazione, tant'è vero che tra il 712 e il Nihon Shoki del 720 aumentano tantissimo gli dei giapponesi. Cioè voi prendete il Kojiki, prendete il Nihon Shoki, nel Nihon Shoki c'è una marea di dei in più. Com'è che in 8 anni c'è questa prolificazione? Perché tutti quelli che avevano delle famiglie, e che ovviamente ogni famiglia aveva un suo dio, e non erano stati inclusi nel Kojiki, sono andati a protestare. Dice, ma come ti ho aiutato e tu non mi metti il dio nel testo? E quindi c'è stata questa prolificazione di queste divinità. Ci stiamo pian piano avvicinando anche all'arrivo del buddismo o siamo ancora... No, siamo più o meno poi alla fine non tanto distanti. Infatti. Perché se nel IV secolo abbiamo questi processi di formazione appunto di questi regni, il buddismo arriva proprio nel processo di formazione, neanche di formazione di questi grandi regni, cioè si passa da regni piccoli a regni più grandi. Adesso la fine del VI secolo, no? Più o meno arriva, sì, con questo secolo, ambasciatore coreano che arriva con i testi, che parla di una cosa, cioè sì, di una figura così interessante che il Buddha, suscitando suscitano subito litigate, ma sì, nel senso che adesso c'è la versione canonica, è quella, poi è difficile sapere le date esattamente, c'è quella ufficiale, ma però sicuramente nel VI secolo, e questo lo sappiamo, perché qui Kojiki e Nihon Shoki ci parlano di un grosso conflitto tra due clan. Oltretutto in questo periodo, oltre a formarsi questi grandi regni, si formano anche delle classi sociali e si incominciano a formare anche delle classi di sacerdoti. In questo processo arriva giusto il buddismo. Chiaramente India, cioè, sappiamo, no? India, Cina, Corea, Giappone arriva. Sì, è l'ultimo gradino, sì. Cioè praticamente gli ultimi a cui arriva. E quindi ci sono questi due grandi clan che sono i Mononobe e i Soga. I Mononobe sono conservatori, il classico gruppo conservatore. I Soga sono, diremmo noi ora, per la globalizzazione, cioè molto internazionali, facciamo. Affascinato comunque da questa dottrina che era molto diversa, anzi non esisteva. Il punto è questo, che nello Shinto c'era una grande libertà, non c'erano codifiche, non c'erano precetti, mentre arriva un qualcosa costruito, di molto più... Se noi consideriamo che nel periodo ancora dei Kofun, che va dal III al VII secolo, cioè lo Shinto era questo, un alberello delle sacerdotesse che offrivano dei doni. Il buddismo arriva ovviamente con tutto
una struttura, un canone, una ritualità, dei vestiti, quindi sicuramente l'impatto è stato molto forte. Norinaga diceva: è arrivata una nuova meravigliosa dottrina, fra tutte la più eccellente, difficile da spiegare e da comprendere, ma attraverso essa tutte le preghiere vengono soddisfatte. Per cui ci sono promesse reali. Norinaga ha ragione, cioè Norinaga era un fine intellettuale e un profondo conoscitore dei testi antichi, e ha ragione, nel senso, quando arriva il buddismo è dubbio che i giapponesi lo capissero veramente, insomma, vedevano tutta l'esteriorità ma capirlo. E poi Shotoku Taishi, che è un principe imperiale, che tra il VI e il VII secolo fa tradurre tanti sutra, è lui che traduciamo i sutra, spieghiamo e diciamo che almeno vari anni dopo si riesce veramente a introdurre a farlo capire. Tanto è vero che i Mononobe, questo clan conservatorio, nel Nihon Shoki troviamo proprio il modo in cui chiama il buddismo, che viene chiamato Banshin, cioè gli dei barbari, oppure Bushin, le divinità buddiste, parla proprio di dei buddisti, quindi... Sì, non avevano compreso ancora, d'altra parte... Il buddismo si è poi diffuso in varie maniere, quindi... ci sono miliardi di scuole, poi in Giappone in particolare. Sì, no? Si suddivide. Appunto, sì. Quindi cosa succede? Tra l'altro questi due clan non durano tantissimo, perché i Mononobe nel VI secolo vengono distrutti, i Soga, che sono anche i primi a controllare la corte imperiale, finiscono però nel VII secolo. Quelli che rimangono sono i Nakatomi, che è un clan, era il clan addetto ai culti, proprio il clan addetto ai culti, che era alleato con i Mononobe, quelli buddismo brutto, che però alla fine si sono fatti una ragione, e sono importanti perché i Nakatomi non sono altro che la famiglia iniziale dei Fujiwara, che saranno una famiglia che per parecchi secoli dominerà la corte imperiale. E quindi loro invece vanno avanti a lungo. Ecco, comunque all'inizio, cioè, dalla fine del VI secolo, quando le dottrine e la teoria, filosofia buddista comincia a diffondersi pian piano, assistiamo a una lenta commistione, no? fra i kami, fra la terra dei kami e il Buddha, questa figura veramente chiaramente illuminante, no? Anche i luoghi di culto, quindi, vengono in qualche modo, accettano la figura del Buddha e si incomincia cioè non vengono completamente cambiati i luoghi di culto che erano già esistenti, ne vengono costruiti di nuovi, magari solamente rivolti al buddismo, ma altri shintoisti, questi santuari, accettano anche una commistione col buddismo. Questo mi sembra poi alla fine appunto un grande segno o di pragmatismo o di tolleranza, che sia uno che sia l'altro, meglio che escludere, insomma. Ecco. Sì, diciamo che poi tra l'altro questo scontro tra i Mononobe e i Soga alla fine era molto politico, e anche qui si crea appunto una visione che abbiamo noi di quella del buddismo e lo shintoismo, ma il buddismo e shintoismo in Giappone sono stati scinti soltanto nel periodo Meiji, cioè dal 1868 al 1912, che c'è a questo punto l'apertura all'Occidente e quindi si cerca di classificare un po' tutto, nel bene e nel male. Per cui si dice c'è il buddismo, c'è lo shintoismo. Nei secoli precedenti questa divisione non esisteva. C'era appunto un sincretismo e esiste anche una dottrina che si chiama Shimbutsu Shugo, che era sostanzialmente l'idea della fusione tra il buddismo e lo shintoismo. E poi c'era un altro elemento
che è alla base di questa, che si chiama Honji Suijaku. Questi sono termini in realtà che sono stati poi sviluppati nel 700 e nell'800 per indicare delle particolarità che erano preesistenti. Honji Suijaku è l'idea che, e qui troviamo il motivo per cui si è riusciti a creare questa commissione, che le divinità giapponesi altro non siano che i personaggi buddisti che, per facilitare la diffusione del buddismo in Giappone, hanno assunto l'aspetto degli dei locali. Per cui Amaterasu, qualsiasi Susanoo Mikoto, Amaterasu, il dio della luna, Tsukiyomi no Mikoto, sono assimilati a personaggi buddisti, a Buddha. Cioè, quindi dice, vabbè, alla fine sono la stessa cosa e non c'è problema. Tra l'altro, il shintoismo, non avendo dei canoni, cioè non avendo un canone, ma avendo solo questi due testi, che sono testi storici e poco altro, non ha neanche dei limiti, no, non si può fare, no, non è così. Semplicemente, quello che le idee che applichiamo nello shintoismo le possiamo applicare a qualsiasi in realtà divinità straniera. E questo ha permesso, in effetti in Giappone non ci sono state grosse guerre di fanatismo, qualcosina, ma molto poco. C'è sempre stato questo tentativo comunque di assimilare il prossimo, di cercare un sistema di tolleranza. Per quanto riguarda quello che ha detto Fabiola, giustamente, che in Giappone poi il buddismo ha tantissime scuole. Infatti, quando è sempre un po' un problema dire che uno, se uno si rifà, cioè dire in Giappone sono buddista, non è che voglia dire molto, perché mi dice sì, ma di che scuola sei? Perché se mi dici solamente sei buddista, per dire, nel periodo facendo un giro veloce delle scuole buddiste giapponesi, tra il 710 e il 784, che è il periodo di Nara, ci sono sei scuole. Queste scuole sono la Ritsu, Kusha, Sanron, Jojitsu, Kegon, Osso. Ognuna di queste scuole si rifà a una differente scuola cinese. E quindi solo nell'arco di una settantina di anni avete sei scuole. Subito dopo ci sono le scuole Tendai e Shingon, la prima fondata da Saicho nell'804, la seconda da Kukai nell'805. Soprattutto la Shingon, no, sono entrambi importanti. Diciamo che la Tendai è una scuola che si basa sul Sutra del Loto e molto sulla dottrina. La Shingon è una scuola che si basa sulla scuola buddista tantrica e sull'esoterismo. È piena di incantesimi, di cose magiche. Successivamente poi ci sono le scuole di Nichiren. Si parla di scuole perché Nichiren è questo monaco vissuto tra il 1222 e il 1282, giusto durante le invasioni dei mongoli. E difatti è forse uno di quelli più Giappone viva, che nazionalista, ha un'idea del Giappone che riporta la giusta via nel mondo, e un pochino più. Però molto seguito, e le scuole da lui, che si basano sul suo pensiero, ritengono che lui fosse, cioè lo vedono come un bodhisattva o addirittura come un Buddha. Poi successivamente ci sono le scuole Zen. Prima che tu affronti il tema Zen. Che so interessare moltissimo, volevo leggere, io sono la persona che legge quanto viene detto dai più grandi, volevo chiedere a te se sei d'accordo su questa idea, insomma su questa definizione, insomma, che dà Massimo Raveri, che è docente, scrittore, che si occupa molto di spiritualità giapponese, dice rispetto allo Shinto e al buddismo.
e all'esperienza religiosa in genere. L'esperienza religiosa giapponese è un percorso interiore personale, un cammino di ricerca, di autoconoscenza e di liberazione, in un quadro armonioso di espressioni diverse. Questo intreccio di correnti filosofiche e di percorsi religiosi è andato costituendo nei secoli una tradizione spirituale profonda, originale e luminosa, capace di rinnovarsi con estrema libertà, che caratterizza ancora oggi la cultura del Giappone nei suoi tratti salienti più affascinanti. La peculiarità dell'esperienza giapponese sta proprio nel modo così libero e innovativo in cui le diverse tradizioni religiose, qua entra, hanno interagito tra loro, e in particolare nel modo con cui l'antica spiritualità legata ai culti dei kami ha saputo interpretare, modificare, amalgamare i nuovi discorsi religiosi di salvezza. Solo quando il mondo spirituale buddista riuscì a compenetrarsi con la tradizione shintoista, solo allora riuscì davvero a radicarsi nella cultura giapponese, rinnovandola in profondità per esserne a sua volta trasformato in modo veramente originale. Vuoi che dica, mi metti la situazione? No, sostanzialmente sì, è così. Poi forse meno definito, nel senso che io credo che il processo sia non così netto e non necessariamente sempre positivo. Come certo, mi sembra molto poetico questo, sì, no? Esatto. Però in linea di massima è vero. Vero è che questa storia dell'amalgamare, dell'accettare, poi trasformare, c'è. E appunto qui tu stavi parlando di queste numerose scuole buddiste, e da queste scuole buddiste nascono delle scuole del buddismo Zen, ancora un'altra ramificazione, no? Sì, sì, le scuole di solito, le scuole Zen si rifanno, in realtà non è del tutto un pensiero originale giapponese. Diciamo, tante scuole del buddismo giapponese derivano dalle scuole cinesi. Lo Zen deriva dallo Chan, che è una scuola particolare di buddismo cinese, che a sua volta deriva dall'insegnamento di Bodhidharma. Bodhidharma è il bonzo che dall'India introduce il buddismo in Cina. È ovvio che quando il buddismo si sposta in Cina subisce delle variazioni, semplicemente per il fatto che i buddisti indiani sapevano benissimo che certe cose non erano accettabili in altre culture. Quindi bisognava fare dei cambiamenti. Un esempio diciamo classico, per esempio, è quello di Avalokiteshvara, colui che guarda benignamente verso il basso, che è un bodhisattva, e ha delle componenti materne, femminili. Quando è arrivato in Cina era assolutamente non accettabile come personaggio maschile. I cinesi non riuscivano proprio ad accettare che un personaggio con queste caratteristiche fosse un uomo. Per cui è stato assimilato a un personaggio, a una dea femminile, a una dea cinese, e è diventato una donna. Quando arriva in Giappone, e poi la Kannon, che è un personaggio femminile. Quindi a seconda del paese in realtà abbiamo delle variazioni. Quindi non sempre tutto uguale. Il Buddha Vairocana, nella tradizione sino-giapponese, è legato al concetto di vacuità, sunyata, cosa che per esempio nella versione indiana non è. Quindi bisogna sempre... quindi arriva lo Zen, e questo Chan in Giappone, portato appunto da alcuni maestri che vanno in Cina, imparano, tornano in Giappone, per cui abbiamo sostanzialmente la scuola Soto, fondata da Dogen nel 1227, la scuola Rinzai, fondata da Eisai nel 1191, non la nomina mai nessuno, ma c'è la scuola Obaku, che è entrata in Giappone nel 1654, introdotta dal monaco Ingen, che è in realtà il nome alla giapponese di un bonzo cinese che si chiamava Yin Yuan. Ed esiste anche una scuola chiamata Fuke, che è scomparsa, e quindi in realtà erano quattro. La prima
Il buddismo Zen Soto si basa molto sullo Zazen, cioè sulla meditazione, che si può fare ovunque, però nei templi, per esempio, viene eseguito davanti al muro. Davanti al muro. Questo devo dire che appunto un anno fa, può dire. Un anno fa ero appunto in questo monastero della scuola Soto Zen a Eiheiji, che si trova fra Kanazawa e Fukui, quindi nella parte nord occidentale del Giappone, che si affaccia sul Mar del Giappone. Ci sono appunto, c'è questa prefettura di Fukui, e in montagna, diciamo a mezz'ora dal capoluogo della prefettura, che è Fukui, e c'è questo tempio grandi, cioè dire tempio poi è riduttivo, perché sono circa 37 edifici in mezzo al verde, bellissimi, e niente, sono stata ricevuta dal capo monaco del monastero, che mi ha fatto visitare non tutti i 37 luoghi, però insomma mi ha portato in giro nei posti principali. Dopodiché ho fatto zazen con altre due persone sotto la severa visione del monaco capo, e 30 minuti, quando solitamente la sessione dura un'ora, però Gaijin Takara. E dunque, cioè stranieri, insomma, era un accenno. E dopo siamo state anche invitate a pranzo, e ci hanno offerto il loro pranzo tipico, perché bisogna sapere che dei due precetti fondamentali della scuola Soto Zen ci sono praticare zazen e mangiare vegano, e tutto il cibo deve essere preparato dai monaci. E quindi ho avuto anche questa esperienza, e diciamo si respirava disciplina, severità, ma anche molta gaiezza, non so se si può dire questa cosa. È vero, perché i 30 minuti di zazen sono terribili, cioè non sono terribili, ma sono, voglio se dire, se non è abituato. Concentrazione. Dopodiché ho chiesto, ma sai, le domande intelligenti, ma qual è lo scopo? E lui, che poi appunto c'è una foto, poi ve la mostreremo, il monaco capo mi ha detto semplicemente raggiungere lo stato di distacco. L'ho messa la foto. Eccolo, è lui, il nostro eroe, che poi è dello Hokkaido, però vive nel monastero e ogni tanto va a casa, perché ha una moglie e dei figli. E questo vorrebbe sottolineare che appunto esiste, c'è questa possibilità. La maggior parte dell'anno comunque vive lì, insegna, eccetera, eccetera, però ha anche una famiglia. E mi ha detto appunto raggiungere il distacco, non pensare, fermare il pensiero. Fermare il pensiero vuol dire liberarsi liberarsi da qualcosa che occupa la tua mente e ti impedisce di fare parte del tutto. Sì, alla fine lo scopo delle pratiche zen è quello di raggiungere il nirvana, il satori, l'illuminazione. Quindi raggiungere l'illuminazione vuol dire comprendere la vera essenza del mondo, oltre quello fenomenico. È una delle cose più complicate del buddismo, l'abbiamo ridotta in poche cose. Poi comunque la cosa interessante è che ci sono delle parti del tempio che sono solamente per i monaci, però giornalmente arrivano persone giapponesi e non giapponesi, non solo a visitare il tempio o a partecipare a alcuni riti, ma si può anche dormire e fare delle sessioni di zazen nel tempio. Quindi si può arrivare verso il pomeriggio, le 5, fare zazen, andare a dormire senza cena, poi alzarsi alle 4, fare zazen, poi fare colazione e andare e tornare. Però sono tutte questo immagini contatto del posto. Comunque con l'esterno è comunque un qualche cosa di importante, secondo me, che poi il cibo vegano dei monaci è fantastico, veramente, ve lo consiglio.
Quindi c'era questa scuola e questa la Soto. Poi la Rinzai è sostanzialmente si basa di più sullo Zazen e il Koan. Il Koan sono dei delle domande che cercano di scardinare la vostra logica. Sostanzialmente, per fare un esempio proprio di uno banalissimo, in un cane esiste la buddhità, sì oppure no? La vostra risposta è? La risposta corretta è ni. E perché non sì e no. Adesso sono un po' più tranquilli, ma nel Medioevo di solito i monaci della Rinzai erano leggermente pazzi, per cui buttavano giù gli allievi dalle scalinate, per cui c'era l'allievo, si rompeva il braccio, maestro, ho capito tutto, però, ed erano abbastanza devastanti. E l'altra scuola, l'ultima che rimane, l'Ofuku, sostanzialmente Koan, Zazen, ma soprattutto anche lettura dei sutra, è più canonica. Successivamente si sono poi le scuole della Jodo, quindi la Jodo vuol dire terra pura, la Jodo, Jodo Shin, Ji, Yuzu, Nembutsu, che sostanzialmente sostengono che fare tutte queste pratiche dello Zen è complicato, seguire il Tendai Shingon ancora di più. Semplicemente recitiamo la formuletta Namo Amida Butsu, lode al Buddha Amitabha, e questo basta a farci rinascere nel paradiso della terra pura, dove potremo sentire dal Buddha della terra pura, dall'Amitabha, i sutra buddhisti, e poi avanzare ulteriormente, diciamo la via veloce. E che sono appunto queste scuole amidiste. Esiste poi, cioè non esiste poi, durante il periodo Meiji c'è un buddismo che viene chiamato Kodo Bukkyo, che è sostanzialmente un buddismo di Stato, ovvero il buddismo deve obbedire all'imperatore. Nello stesso periodo anche lo Shinto si sviluppa in un Kokka Shinto, lo Shinto di Stato, per cui queste, sia il buddismo che lo Shintoismo devono obbedire ai voleri dell'imperatore. Esatto, e questi concetti sono armonia, gerarchia, obbedienza dei sottoposti ai saggi che comandano o comunque a chi sta sopra. Questi sono i temi di quel infatti, periodo. Non criticare chi sta sopra che è più saggio di te. E si sono visti i risultati. Dopo il 1945, ovviamente, no. Buddismo e Shintoismo restano sempre separati, però non ci sono più, diciamo, non c'è un'imposizione ad obbedire all'imperatore e al governo. Diciamo, queste sono in linea di massima. Ma quello è stato un uso nazionalista da parte dell'imperatore, no? Che assolutamente l'imperatore attuale non rifiuta. Poi... No, cioè, col 1943, cioè 45 gli americani, con la rinuncia alla sua figura divina, è praticamente andato. Certo. No, proprio che sono proprio due personalità talmente diverse, Hirohito e Akihito, che sono diversi, personalità diverse. Sì, diciamo che sostanzialmente nel periodo della seconda, cioè prima dal 1868, il periodo Meiji, fino al 1940, Meiji, Taisho, Showa, fino al 1945 era gestito dalla casa imperiale e da altre personalità, quindi un discorso un po' a parte, però sicuramente voi avrete sentito a volte usare i termini barone, conte, in realtà non c'entrano niente con l'aristocrazia nostra. L'aristocrazia di corte giapponese vera è quella di Kyoto, principe imperiale, principessa imperiale. Nel 1868, quelli che hanno fatto la restaurazione Meiji hanno ridato il potere all'imperatore, che erano alcuni di origine samurai, che altro, dopo averlo fatto, hanno deciso di darsi delle cariche nobiliari. Così io sono barone, tu sei conte, eccetera.
che è durata praticamente dal 1868, facciamo 69, 70, fino al 1945. Quindi è un'aristocrazia che non c'entra niente con l'aristocrazia vera, è proprio una particolarità. Quindi quando sentite qualcuno, il conte, barone, eccetera, in quel periodo lì, tenete conto che non è un'aristocrazia nobiliare vera, ma un'aristocrazia costruita a tavolino, sulla base semplicemente di essere, aver avuto successo prima, durante la restaurazione Meiji. Allora, una particolarità interessante comunque dello shintoismo, ma pure anche del buddismo, è quella dell'avere i tempi rivolti verso l'esterno. Cioè, nelle religioni, per esempio ebraica, cristiana, islamica, la divinità, il centro del culto si pone all'interno di un edificio. La differenza nello Shinto, anche poi nel buddismo giapponese, è che sostanzialmente è vero che lo Shintai, cioè il corpo in cui dimora la divinità, è al centro di un tempio, però il tempio in sé si rivolge verso l'esterno e soprattutto c'è un profondissimo contatto con la natura. Cioè, se voi volete capire veramente la spiritualità giapponese, molto spesso dovete andare in posti dove c'è questo contatto con la natura. Qui si vede, questo è il tempio shintoista di Kasuga Taisha a Kyoto. Vedete, c'è sempre questo legame con le piante, con l'esterno, con il verde. Queste porte, questo è l'altro tempio shintoista di Fushimi Nari Taisha che è a Kyoto, che è pieno di questi tori, e vedete che sembrano proprio anche così delle porte che vi conducono verso l'esterno. Qui ne vediamo degli altri. Il tempio di Nari, Inari, ecco, interessante, è una divinità shintoista, è una divinità legata alla, cioè, alla prosperità nei campi, originariamente al riso, alla produzione. In seguito, in anni più recenti, si è legata anche al successo nel mondo degli affari e dell'industria. Per cui tutti questi templi sono regalati, cioè tutti questi tori, questi archi rossi, sono offerte votive per voti ricevuti. Cioè, fammi vendere tot materiale e io ti faccio un bel arco. Ce ne sono tanti. Quindi Inari è una divinità potente, perché Inari è interessante perché, per esempio, adesso nei manga, film, eccetera, di solito è sempre dipinta come una bella donna prosperosa. In realtà Inari non si sa bene che cosa sia, nel senso che, secondo alcune tradizioni, è una dea, secondo alcune tradizioni un dio, secondo altre è androgino, secondo altre è praticamente il Wuming delle divinità, cioè è composta da 3 o da 5 divinità messe insieme. Quindi è una figura abbastanza... Se ne può parlare. Se ne può parlare. Però quello che è importante è che Inari ha delle, come dire, degli aiutanti, no? Sì, Inari sostanzialmente ha degli aiutanti. Vari templi, varie divinità hanno come aiutanti degli animali. C'è un certo tempio che ha la scimmia. Se voi andate a Nara, c'è ci sono i cervi. Del Kasuki, i cervi sono legati proprio al Kasuga Taisha, il tempio che abbiamo visto prima. Sono sacri. Inari ha le volpi. Qui potete vedere proprio, c'è una volpe, non so se si vede sulla mia sulla destra, che è un tipico bavaglino. Ce ne sono 4 tipi. Una che ha in bocca una chiave, una che ha in bocca un gioiello. Altre due adesso mi viene in mente. Va bene. Sì, all'ingresso del tempio a Kyoto, infatti, ci sono le due volpi, una con la chiave e un'altra con la palla, sono 4 tipi. E sono le volpi di Nari, sono delle volpi bianche. Esatto, perché anche il colore delle volpi è importante. È importantissimo. Sì. Tra l'altro le volpi più invecchiano, più code hanno.
il massimo è 9 code, se incontrate una volpa a 9 code siete fatti, cioè siete maledetti, delle cose da allucinare. Sì, perché la volpe bianca, dobbiamo raccontare, perché la volpe bianca appunto è guardiana di Inari, è positiva, è buona. Le volpi in generale nello Shinto possono avere diverse caratteristiche, qualità positive e meno negative. Positive. Però quella a 9 code è anche bianca. Anche bianca quella a 9 code. Però quelle di Inari vanno oltre le 9 code. Superate le 9 code hai una coda ma più spessa. Quelle di Inari hanno la coda spessa. E vedete anche qui questi questi tori votivi. E qui è molto bello perché proprio vedete queste porte che si aprono. Dietro di solito ci sono proprio delle colline, c'è il verde, c'è il niente. C'è proprio questo contatto, proprio perché lo Shinto, quello Koshinto antico, era uno Shinto legatissimo alla natura. E appunto vi ho detto, adesso il buddismo e lo Shinto sono separati dal 1868. Però voi dovete considerare che nei giapponesi, cioè comunque i giapponesi hanno una tradizione millenaria di questi elementi. Per cui spesso, non magari volontariamente, ma tutta questa tradizione precedente c'è, non è negabile, c'è anche addirittura nel modo di parlare. Viene assimilata anche senza assimilata. Studiarla. Per esempio, kitsune, il termine che vuol dire volpe, si trova, non so, kitsune bi, che sono i fuochi fatui, che sono proprio i fuochi delle volpi. Megitsune, volpe femmina, che sono le donne che rubano i mariti agli altri. Alle altre, scusate. E kitsune no yomeiri, yomeiri vuol dire nozze, sono le nozze delle volpi, che indica quel fenomeno dell'arcobaleno dopo che ha piovuto, che si dice che in quella in quei momenti appunto ci sia un matrimonio delle volpi. E c'è un film di Kurosawa, Sogni, sì, che esattamente... Questo per esempio anche nella penisola di Izu, trovate questo tempietto con questa figura. Nella penisola di Izu è pieno di natura, ci sono proprio questi templi immersi in tanto verde. E anche lì trovate appunto, questo ancora. Quindi c'è proprio questo contatto con la natura. E... Sì, che poi è davvero una cosa sorprendente per noi, no? Le prime volte che... una persona arriva in Giappone, la prima volta che una persona arriva in Giappone non può fare a meno di stupirsi di tante cose, però anche arrivare nei templi, che siano nelle grandi città, perché a Tokyo, in mezzo alle strade più percorse, piene di gente, eccetera, si svolta in un piccolo viale, in una piccola via e si entra in un tempio. Nel senso che il tempio è un parco, di solito un piccolo, che può essere piccolo o grande. Quindi uno spazio verde, un parco vuol dire che ci sono degli alberi e poi ci si addentra e poi si arriva a una piccola grande costruzione che è il santuario o il tempio. E ci sono gli animali di pietra, c'è il tori, che questa porta che indica che stiamo entrando in un santuario o in un tempio. Però sembra che non ci sia nessuno, effettivamente non vedi nessuno perché ci puoi passare in qualsiasi momento del giorno o della notte. Non c'è nessuno, però è tutto assolutamente ordinato, è tutto pulito, è tutto ordinato, non ci sono foglie casuali che cadono dagli alberi per terra, non ci sono fiori appassiti, è sempre tutto assolutamente curato. Ordinato, curato, c'è sempre l'acqua, perché l'acqua è un elemento assolutamente imprescindibile, legato alla spiritualità, legato alla quotidianità, non solo nel senso utilitaristico, che chiaramente ci serve l'acqua, ma non ci si può avvicinare alla spiritualità e quindi alla divinità e quindi agli dei se non si è puliti. Quindi comunque in un tempio si troverà sempre dell'acqua con cui lavarsi le mani prima di andare a pregare o a salutare o a rendere omaggio alla divinità. Sì, anche perché il misogi, che è sostanzialmente questa cerimonia, è una cosa essenziale, nel senso
la purificazione prima di entrare in contatto con gli dei è essenziale. Voi entrate in qualsiasi tempio shintoista, prima si lava le mani e molto spesso ci si lava anche la bocca, perché uno dei concetti importanti della spiritualità giapponese è il koto dama. Koto vuol dire parola, dama da tama, spirito, ossia il potere che c'è nelle parole. E per quello che, per esempio, nella lingua giapponese si tende a non affermare, perché affermare vuol dire dare potere a quella parola. E quindi ci si lava la bocca. Il misogi deriva, cioè arriva proprio, anche troviamo nel Kojiki la storia di Izanagi e Izanami, che ricorda un po' il mito di Orfeo. Quindi questo riguarda la formazione proprio del Giappone, cioè le isole, la terra, no? No, questo un po' dopo. Izanami e Izanagi, sì, se loro sono, sì, perché diciamo sono le due divinità che formano il Giappone. A un certo punto Izanami partorisce un dio di fuoco che la ustiona e lei muore. Quindi Izanagi va a trovarla nell'averno e la solita raccomandazione: sono brutta, non mi guardare. Ovviamente da buon uomo si gira e la guarda, quindi lei lo insegue cercando di ucciderlo. Lui riesce a sfuggire e a chiudere l'ingresso col mondo dei morti con una pietra. Tra l'altro lei, prima che lui riesca a scappare, dice: io ucciderò ogni giorno 1000 uomini. E il suo ex marito dice: allora io darò la vita ogni giorno a 1500 uomini. Uscito, sfuggito dall'ex moglie, chiusa nel mondo dei morti, Yomi, va a lavarsi nell'acqua, appunto il misogi, la grande purificazione. Dall'occhio sinistro nasce la dea del sole, dal sinistro il dio della luna e dal naso Susanoo, il dio delle tempeste. Tra l'altro questo si collega anche proprio a una pratica esistente nell'antichità giapponese, il mogari, per cui non si bruciavano i morti, ma si metteva in una stanza chiusa e si aspettava finché la pelle non si consumasse, rimanesse solo le ossa, assistendo a questo bel processo. Ovviamente finito il processo, insomma, uno non ne usciva proprio bene, quindi si andava a purificarsi. Da quell'origine quindi l'acqua è rimasto uno degli elementi proprio più importanti, si trova in qualsiasi tempio, esiste, è proprio anche una pratica delle sacerdotesse nel Medioevo. E a proposito delle sacerdotesse, ce ne sono di vario tipo. Forse queste, le Onshoku Miko, sono, oggigiorno ci sono tante giochi in Miko, che sono delle ragazzine, fanno dei lavori part time, invece di lavorare, non so, in un supermercato, andate, qui per esempio le stanno istruendo, vi dicono: dai questo, si fa così, se devi vendere l'amuleto, insomma, cosa molto, ci sono anche proprio gli avvisi sul giornale. Invece poi ci sono le Onshoku Miko, che sono proprio miko vere e proprie. Anticamente le miko facevano anche il kamiroshi, quindi incarnavano in sé la divinità e parlavano per conto suo, oppure il kuchiyose, parlavano a nome dei morti. Se qualcuno ha visto Rashomon di Kurosawa, a un certo punto fanno parlare il morto, quella era una sacerdotessa che praticava il kuchiyose. Dopo il 1873, sempre il governo giapponese ha detto: le uniche sacerdotesse che devono esserci sono quelle nei templi, tutte le altre proibito, poi ci sono lo stesso ancora, però, e ha tolto molta di questa funzione, non ci sono più queste pratiche sostanzialmente di divinazione, ma il compito delle Onshoku Miko è rimasto quello della danza, perché danzare è una offerta importantissima per gli dei. Già anticamente avevamo i kagura, che sono proprio queste danze divine, e si danza perché? Non solo per onorare gli dei, ma per divertirli. Io chiamo gli dei, e come li chiamo? Facendoli divertire. Faccio praticamente un concerto apposta per loro. E normalmente appunto queste danze sono fatte con questi campanelli, e hanno questo richiamo antico,
immagine che avevamo visto prima, di Ame no Usume, che danza. C'è una vicenda per cui Susano butta un cavallo scuoiato al contrario, che ancora sta a discutere su cosa voglia dire, dove c'è Amaterasu che, spaventata, si chiude in una caverna. Quindi manca il sole e gli altri dei non sanno più cosa fare. Allora l'augusta Ame no Usume inizia a danzare, questa danza anche mostrando le parti intime, tutti gli dei, ah, che ridere, ridono. E Amaterasu dice, come, io sono nascosta, non c'è sole, e questi ridono. Dice, perché? Allora sposta la porta per vedere, un dio la tira fuori e c'è di nuovo il sole. Ed è un mito antichissimo, per cui proprio le danze, questa danza di Ame no Usume, è alla base poi dei Kagura, che saranno anche alla base del No, e del teatro di buona parte del teatro No e di buona parte del teatro giapponese. Quindi ancora oggi può capitarvi anche di vederlo nei templi, tipo la sera, in templi un po' più immersi nella natura, al tramonto, che fanno queste danze, o che fanno anche i No, perché anche i No sono considerati comunque un divertimento per gli dei. Se vi capita, andate, perché sono delle cose che sicuramente vi restano. Anche a Miyajima ci sono spesso queste piccole cerimonie, poi chiaramente nei Matsuri, sia di quartiere che delle città. E quindi volevo chiederti intanto se hai qualche cosa altro da dire molto velocemente e per poi arrivare comunque a un accenno alla contemporaneità, perché la spiritualità, adesso noi abbiamo, appunto, siamo partiti dal Giappone piccino, siamo arrivati al 1900, però insomma veniamo proprio ai giorni d'oggi, e anche se sappiamo tutti quanto lo spazio che possiamo dedicare, o la concentrazione che abbiamo nei confronti della spiritualità è sempre minore, perché siamo tutti inseriti in Giappone, in modo particolare in tempi accelerati, nel lavoro, nello studio, eccetera, eccetera, no? Quindi diciamo c'è un rapporto con la spiritualità ovviamente diverso da quello che poteva essere tempo fa, però ci sono altre forme in cui viene espressa. Quindi volevo chiederti di poter fare un accenno alla contemporaneità. Sì, sicuramente, parlando di contemporaneità, per esempio qui abbiamo delle sacerdotesse che ci sono ancora oggi. Di solito sono sacerdotesse, appunto, non quelle che lavorano nei templi, che sono legate alla tradizione popolare, come le Itako, che appunto loro si comunicano con i morti, o fanno quindi il Kuchiyose o il Kami Oroshi, oppure le Yuta di Okinawa, perché esiste anche uno Shinto delle Ryukyu, quindi che è particolare, e che effettivamente vengono consultate ancora oggi. Quindi abbiamo queste foto di templi. Ecco, per esempio, questo si lega a Beno Seimei, che era un famoso Ommyoji. Beno Seimei per la tradizione giapponese è un po' come Merlino per la nostra, semplicemente però è realmente esistito. Oltretutto è considerato l'antenato della famiglia Abe, che si occupava dell'Ommyo, nell'Ommyo-ryo, cioè nel governo giapponese c'era proprio un ufficio che era incaricato delle divinazioni, dell'astronomia e della costruzione di calendari, durato fino al 1868. E ancora oggi ci sono proprio un mucchio di templi in Giappone dedicati a Abe no Seimei, si chiama Seimei Jinja. Questo è quello di Nagoya. Quello di Kyoto è più grande, però quello di Nagoya, questo tempio qui, è bello perché si vede il pentagramma. Che uno dice, cosa c'entra il pentagramma? Perché era il simbolo di Abe no Seimei, che c'entra, in realtà probabilmente non ha dei legami con quello greco. Ma ecco, questo, chi è stato in Giappone avrà comprato degli omamori, classici, degli amuleti nei templi. In realtà molti pensano che l'amuleto sia il sacchettino che vi danno. Non è quello, il sacchettino è solo l'involucro. L'amuleto vero, o gofu, è quello che c'è all'interno. A volte può essere una tavola di legno.
E la cosa interessante, che molti sanno, che sono formule magiche. Quella a sinistra, il lato a sinistra di quella a sinistra, è una spiegazione sostanzialmente per chi lo compra. Sì, perché altrimenti non si sa che cosa si sta comprando. La formula vera è quella a destra. Quella specie di simbolo incrociato che vedete, o anche quel simbolo in alto, incrociato con dei pallini, sono in realtà delle espressioni delle sostanzialmente dei personaggi buddisti, dei Buddha più importanti. Sembrano degli scarabocchi, in realtà sono formule precise con un sistema molto complesso. E l'ultima formula che vedete a sinistra, gli ultimi cinque caratteri, vuol dire Q-Q-Jo-Ritsu-Rei, che è una classica espressione che trovate nelle formule magiche. Sì, sì. Formula magica e poi vuol dire ordino che venga attuata ora e subito. Oppure c'è il termine Kiru-Zan, che è un'altra formula che vuol dire di attuazione. Ci sono tantissime formule nello Shingon, è molto complicato, potrebbe sembrare superstizione, ma il problema è che quello che noi consideriamo superstizione, ancora oggi molte volte in Giappone, si lega alla spiritualità, perché se tutte le cose hanno uno spirito, anche i fantasmi, anche gli esseri sovrannaturali fanno parte di questa realtà. Poi bisogna fare attenti perché per esempio c'è una formula che vi protegge dai fulmini. Uno dice, bello, c'è una formula che mi protegge dai fulmini, la pronunciate poi Kyu-Kyu-Jo-Ritsu-Rei, però non vi protegge dai colpi indiretti. Quindi se vi protegge dal fulmine, ma se il fulmine colpisce un albero vicino e vi cade sulla testa, non vi serve a niente. Quindi la dovete attuare in un particolare. Lo Shugendo è una forma di addestramento spirituale che si fa ancora oggi. E qui, per esempio, sui monti Kumano, si va sui monti perché c'è una credenza, si chiama Sangaku Shinko, nel potere dei monti. Io vado sui monti e acquisisco parti della divinità del monte e questo mi permette di raggiungere il nirvana. Quindi qui abbiamo una vecchia tradizione shintoista che si lega poi anche a una tradizione buddista del Shingon, quella esoterica. Sono esercizi terribili, andate lì non c'è niente, cioè veramente, e ci state, qualcuno ci sta anche anni, ancora oggi. Potete anche andare, insomma, mio amico è anche andato, ci state quanto volete, se resistete, perché questi sono mostri della tradizione, gli yokai. Ecco, gli yokai sono interessanti, c'è una grandissima tradizione, ci sono degli studi amplissimi in Giappone, iniziati con Kunio Yanagita, e oggi c'è un professore che si chiama Komatsu Kazuhiko, di cui è appena uscito a marzo un volume, è vastissima, perché sono degli studi che analizzano anche dal punto di vista psicologico, dal punto di vista di come si sono formati, e normalmente vanno sotto il nome di yokai. Originariamente gli yokai però indicava quegli esseri che erano del mondo intangibile, cioè non li vedevate. Esisteva una pratica, un fenomeno per cui lo yokai henge, la trasformazione degli yokai, che diventavano visibili. Diventati visibili venivano chiamati ayakashi. Pure a volte chiavi la principessa Mononoke di Miyazaki. Mononoke in realtà vuol dire il segreto degli esseri. O il mistero, scusate, il segreto degli spiriti, anzi scusate, il mistero degli spiriti o la volontà degli spiriti. Poi ci sono i bakemono o bake, che sono quelle creature che si trasformano, tipo le volpi. Più invecchi, più metti su code. Quindi per esempio, questi sono gli oni, che originariamente erano degli dei della terra, successivamente sono diventati dei demoni. La volpe a nove code, ecco questa se le incontrate, Imata Neko, Nekomato, Bakeneko, che sono gatti con due code, i Tengu, varie creature,
Sì, Tengu, che sono degli uomini corvo, ecco, diciamo, quello è un tipo, perché ce ne sono tanti tipi. Karasutegu. In origine probabilmente arrivano dalla Cina e si legano a una cometa comparsa nel VI secolo avanti Cristo, e in combinazione, quando è comparsa c'è stato un terremoto mostruoso in Cina, è morta tantissima gente, per cui sono stati legati a delle figure di malaugurio. Adesso sono appunto un po' così meno temuti, ma nel Medioevo, tenete conto, adesso gli yokai sono un po' così visti come simpatici personaggi. Anticamente erano qualcosa di molto scuro, non piacevole, non bello da incontrare. Però adesso i bambini giapponesi e italiani giocano con i giochi yokai. La volpe yokai a nove code adesso è diventata questa signorina un pochino... Oppure c'è il Yokai Watch, che è arrivato anche da noi, che però hanno avuto un sacco di successo all'estero, per cui tantissimi in tutto il mondo ora conoscono questi mostri giapponesi, sì, tenendo conto che in realtà erano delle... Questo per esempio sono gli Tsukumo Gami, adesso è scritto con un kanji che vuol dire vestito da lutto, anticamente era scritto con dei kanji che volevano dire capelli dei 99 anni, ossia i capelli bianchi degli anziani. Si riteneva che tutti gli oggetti che avessero 99 anni, superassero i 100 anni, acquisissero una propria volontà. E quindi gli animali, appunto, mettevano i gatti due code, gli oggetti anche proprio diventavano animati. Ancora oggi c'è una cerimonia per cui gli aghi, invece di essere buttati semplicemente via, vengono portati in un tempio dove si fa una cerimonia funebre in loro onore. Anticamente c'era per più oggetti. Lo si fa anche per il cagnolino Aibo, che quando il cagnolino robottino che ha avuto molto successo anni fa in Giappone. Ecco, a un certo punto, quando non si potevano più comprare le batterie per ridare, insomma, la carica al cagnolino perché non le producevano più, sono nate le cerimonie e i cimiteri dove sotterrare questi cagnolini. Sì. Per esempio, o quando si costruisce una casa si deve fare una cerimonia prima di poter cominciare a lavorare, quindi il terreno nuovo, lì si fa una cerimonia e dopo, se gli dei permettono, gli dei sono tranquilli, ecco, allora si comincia sì, a costruire. C'è sempre in realtà si trova in Giappone molto della spiritualità proprio nei confronti anche degli oggetti, degli esseri, degli animali, che esistono ancora oggi, si vedono proprio queste particolarità, oppure per esempio quando contavo il marito italiano della mia amica giapponese, lui voleva andare a pregare al tempio della volpe, e la moglie no, perché se la volpe ti fa un favore poi tu la devi pagare e non si sa cosa ti chiede. Gli ha detto assolutamente non ci vai, gliel'ha proprio proibito. Per cui ci sono queste credenze tra, noi diremmo, la superstizione, però siamo sempre lì, noi siamo l'ommio ufficialmente è stato tolto anche lì nel 1973, perché hanno detto è superstizione, soprattutto il periodo Meiji, quando con gli occidentali hanno tolto. Però esistono ancora delle scuole come la Tsuchimikado, che è di una famiglia risalente già al periodo al 1300, oppure la Izanagi Ryu, che è una scuola di tradizione popolare in cui vengono ancora effettuati gli incantesimi di Ommyo.